Ora parliamo ancora di Peugeot con la 308 GT Line che è in giro alla scoperta della città di Lecce. Peugeot 308 nella versione GT Line ripropone lo stile e gli equipaggiamenti delle versioni GT su motorizzazioni al cuore di gamma, con un'offerta dinamica e distintiva in grado di esaltare il design, la qualità e l'efficienza e una driving experience davvero unica. Con la 308 GT Line siamo andati alla scoperta di una delle città italiane più suggestive, Lecce. Un luogo ricco di storia, dove a farla da padrone è lo stile barocco, movimento artistico sviluppatosi dalla fine del 1500 alla metà del 1700. Lecce e il suo barocco incantano il visitatore. Di giorno, percorrendo le sue strette vie, dove ad ogni angolo si rimane meravigliati dalla ricchezza di decorazioni non solo sui palazzi e sui monumenti, ma su tutte le abitazioni del centro storico. Di notte, con le luci che illuminano i suoi angoli più suggestivi, in un'atmosfera magica e surreale. Ma è la Basilica di Santa Croce, la più celebre espressione del barocco leccese. La nostra Peugeot 308 GT Line si muove silenziosa tra le strette vie pervase da un sapore antico ed affascinante. In questo particolare allestimento GT Line, la 308 si presenta con un aspetto sportivo e curato. Sulla calandra specifica il leone è valorizzato da tre artigli orizzontali cromati, mentre il paraurti anteriore integra i nuovi fendinebbia a LED e full LED sono anche i fari, che offrono una eccellente visibilità notturna. L'allestimento esterno è poi completato dai cerchi diamantati da 17 pollici. Nell'abitacolo le impunture rosse a vista, decisamente sportive, decorano i sedili rivestiti in teppa alcantara, il volante specifico in pelle pieno fiore traforata, elemento centrale dell'innovativo i-cockpit di Peugeot, i pannelli delle porte, la plancia e la cuffia della leva del cambio. L'ambiente sportivo e alto di gamma è completato dal touchscreen che raggruppa tutte le funzioni, eliminando così tutti i pulsanti. Sotto il cofano invece l'innovativo 3 cilindri turbo benzina Puretech da 130 cavalli, un motore dinamico e reattivo, ma anche economico nell'esercizio, che sa essere docile ma al tempo stesso grintoso, grazie alla modalità sport che, quando attivata, rende l'auto scattante e ancora più reattiva. Proseguendo nel nostro itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico di Lecce, ci soffermiamo sulle numerose chiese barocche, sul Conservatorio di Sant'Anna, a Porta Napoli e a Porta Rudie. Infine, sulla grande piazza Sant'Oronzo, ammiriamo lo splendido anfiteatro, la più importante testimonianza romana in tutto il Salento. Il nostro itinerario tra le bellezze del barocco leccese termina qui e la nostra 308 GT Line è pronta a riportarci a casa, conservando negli occhi le bellezze di una città che non si smette mai di scoprire.